Amputazione. A 56 anni, costretta alla dialisi, ho subito l'amputazione di una gamba. Ma la burocrazia mi ha imposto di provvedere alla sepoltura del mio arto in un cimitero, con tanto di lapide, nome e cognome. E ho pagato pure le pompe funebri. E adesso che mi resta da fare? Accendere un lumino e portare i fiori alla tomba della mia gamba? Commento. Il nostro corpo fisico vive di vita macrocosmica la materia che lo compone, ma vive di vita microcosmica il fatto che noi lo utilizziamo, che noi lo percepiamo, che noi ci identifichiamo in esso. I maestri spiegano che ognuno di noi non possiede soltanto il corpo o veicolo fisico, ma anche altri corpi sugli altri piani di esistenza. Ed ecco che ognuno di noi ha un corpo astrale, un corpo mentale, un corpo akasico o coscienza e, in senso generico, un corpo spirituale. Perciò il nostro corpo fisico esprime solo una parte della nostra effettiva natura, una piccola parte di quello che siamo. Inoltre, essere incarnati in un corpo maschile o femminile, per il nostro vero essere, non fa alcuna differenza, perché noi, come entità, non siamo né uomini né donne. Le entità che nelle canalizzazioni si esprimono con voce maschile o femminile non lo fanno perché hanno un sesso maschile o femminile, ma perché esprimono, per noi che le ascoltiamo, la loro natura in maniera maschile o femminile. Ma questa verità non appartiene ancora al nostro sentire, ossia è un concetto che possiamo aver capito, ma non ancora compreso. Altrimenti non considereremmo il nostro corpo fisico come il nostro unico corpo.